con il mio avvento cosa potrà arrivare a San Marino. Passione e gioia, questa l'avete già notata in conferenza stampa, ma sicuramente una competenza e una qualità dal punto di vista tecnico, e non vado oltre, che chiaramente mi permetterà di lavorare sui principi del calcio non solo a livello di Nazionale A, ma come ho detto a cascata su tutto il movimento fino al settore giovanile. Annunciato lunedì scorso, sabato la presentazione ufficiale di Franco Varrella quale nuovo commissario tecnico della Nazionale sammarinese. Un ritorno, quello di Varrella sul Titano, dopo la breve parentesi come allenatore del San Marino Calcio nel 2008, che non si era chiusa nel migliore dei modi. L'incarico attuale sembra quindi quasi una seconda possibilità. Voluto dal presidente della Federcalcio Marco Tura e dal direttore tecnico Massimo Bonini, la strada per il 65enne riminese è però in salita, in quanto è anche il primo italiano alla guida della Nazionale. Ma Varrella ha già le idee chiare. Non ho la velleità di pensare che tutto quello che è stato fatto non sia stato fatto bene. Io però ho un'idea di calcio che nasce dall'aspetto etico-morale. Quindi se l'aspetto etico-morale viene, risolto e messo in atto da chiunque sta intorno al mondo della Nazionale, io credo che otterremo un ottimo risultato. Non ho intenzione di stravolgere chissà che cosa dal punto di vista dell'organico di chi può collaborare con me, ma sicuramente deve essere un organico che pensa come Franco Varrella.